avvicinando a questo derby, lo vorremmo fare tramite chi il derby lo ha giocato, lo ha vissuto, che ci possa raccontare le emozioni che questa partita, che non è come tutte le altre, vero Olivier? Sì, è la verità. Ho vissuto tanti derby, ho vissuto il derby di Liverpool-Everton, sì. Ho vissuto quello di Milano Inter, però quello della Roma è una cosa allucinante. Ho avuto la fortuna di non avere mai perso un derby, allora sono stato, era un po' di fortuna, non ho mai perso un derby, abbiamo sempre vinto o pareggiato. Beh, questo è un piccolo record, record. È molto importante perché in città tu puoi camminare tranquillamente, almeno dopo la partita non c'è nessuno nel laziale che ti dicono niente, no? Però come, anche come pressione, credo che tu quando entri in campo anche dentro, anche tutti i tifosi e tutti i campi, è una cosa allucinante. Prima di farti fare un giro di domande qui, ti volevo chiedere, anche a te quando sei arrivato alla Roma, la prima cosa che ti hanno chiesto i tifosi della Roma, ti hanno detto guarda che in questa giornata si gioca il derby, si deve vincere? Sì, l'avevo prima di arrivare con la mia squadra, con Leeds United, sì? Avevamo eliminati la Lazio in Champions League. Sì. Allora arrivavo con questo piccolo record e per me la Lazio è sempre stata sono stato fortunato, diciamo, contro la Lazio, però questa partita e credo che tutti i romanisti come Checo, Totti, De Rossi la sentono molto di più. Perché? Perché hanno tutta la famiglia, gli amici e avevo anche amici laziali che ti prendevano in giro, no? Perché noi abbiamo avuto la fortuna di vincere, allora avevo sempre una canzone perché credo che era non vincete mai, una cosa del genere, non mi ricordo bene. No, era così, era proprio quella. Sì, era in questo periodo era quella che si cantavano. Peraltro tu eri in campo nel derby di Spalletti che chiuse il ciclo delle 11 vittorie consecutive. Sì, con il gol di Acqui, sì. Credo che era Taddei Aquilani, no? Taddei, sì, Aquilani, sì. Sì, sì, è stato anche, vedi che la storia è così, che è stato perché dopo con l'Inter l'abbiamo battuto questo record, però era l'ultima partita, era contro la Lazio, era bellissimo. Lo immagino, per la Lazio no, un po' veramente, meno. Veramente era bellissimo, soprattutto contro loro è stato bello. Olivier, è questo il derby che ricordi con più piacere oppure c'è un altro, magari il tuo primo derby, insomma, oppure quello lì del 2-0? Il primo che abbiamo vinto è stato in Coppa Italia e avevamo eliminato la Lazio con un gol, credo, di Emerson. Era in semifinale di Coppa Italia e dopo avevamo perso contro il Milan in finale 2003.